scalinata. Ma sì, sono scene che non aiutano a far crescere la discussione, sono dei temi importanti, dall'aborto alle unioni civili, quindi voglio dire, stracciare dei temi così importanti con delle pagliacciate fatte provocatoriamente sulle gradinate del Duomo, disturbando soprattutto quegli esponenti del coordinamento LGBT che tanto credono in queste battaglie e che vedono in queste scenate un ritorno al passato dannoso. Mi dispiace, ovviamente la questura farà le sue valutazioni, staranno analizzando i filmati e se qualcuno ha esagerato si assumerà le responsabilità, ma mi dispiace perché Treviso non è abituata a queste scenate e non ha intenzione di abituarsi. Condivido quanto ha detto il vicario del Vescovo, che sono state provocazioni gratuite, quindi evidentemente sono completamente fuori luogo. Sarei curioso di capire cosa pensano quegli esponenti che siedono a Cassugana, che sono sempre pronti a stracciarsi le vesti per difendere queste persone, se anche in questa occasione difendono questi atteggiamenti, in particolare la Tocchetto che li difende sempre e Pelloni che è il capogruppo. Sarei curioso di sapere qual è la posizione del Partito Democratico. Mi fa piacere invece la posizione che ha assunto Michele Anieri, che fa parte del coordinamento LGBT e lo fa in modo serio e responsabile, che ha preso fin da subito le distanze da questo tipo di manifestazioni e comportamenti. Sindaco, ci sa. C'è Questore che sta facendo un ottimo lavoro, stanno analizzando le immagini e se ci saranno le condizioni e verrà rilevato qualche reato verranno ovviamente puniti, quindi lasciamo lavorare la questura e poi faremo tutte le valutazioni del caso. Anche il danno d'immagine. Certamente. Ecco.